the rocks. Join the club. Oh, vai a vedere chi è, per favore. Vai a vedere. Vado. Chi è? Siamo quelli di Just Speak. Sono quelli di Just Speak. Sì, ma qualcuno ci apre. Il bello di Just Speak è stare insieme. Sai già che succederà, che se all'ultimo si aggiunge nuova gente, lo sai già che devi fare, e Just Speak ti può salvare. Dai, restate qui, che su Brand The Rocks c'è Just Speak. Sono tutti qua i più belli e divertenti. Dai, restate qui, che con voi adesso c'è Just Speak. Ehi tu, proprio tu che hai acceso l'app della radio, fermati un attimo, ascolta quello che ho da dirti. Hai fretta? Peggio per te, perché scommetto che se invece farai attenzione a questa puntata, scoprirai delle storie e farai delle scoperte meravigliose. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, che potrebbero essere proprio come te. E tu come sei adesso? Sei giovane, ma soprattutto hai un cuore giovane. Io lo so come sei. Sei una centrale termonucleare proiettata verso l'infinito. Sei un cucciolo di ghepardo che istintivamente sta per lanciarsi verso la sua prima corsa da mammifero più veloce del pianeta. Il mondo non ti conosce ancora, ma sei il genio che scoprirà la nuova fonte di energia rinnovabile. Sei la scrittrice che inventerà la prossima saga che nutrirà la fantasia di milioni di ragazzi per anni e anni. Sei il compositore di un nuovo sound, sei la persona che aprirà gli occhi a miliardi di altre su un problema che può essere risolto. Sei lo scienziato, la scienziata che troverà un modo per eliminarlo. Sei un essere umano che non smetterà di scoprire, trovare, annoiarsi, lanciarsi, innamorarsi, deludersi, deludere, illudere, illudersi, progettare, demolire, lottare, cadere, rialzarsi, immaginare. Bene, questa sera Just Speak parliamo di donne. Oggi è la giornata dedicata alle donne. Oh yes. E quindi abbiamo deciso di dedicare questa puntata, almeno per quello che riguarderà la mia parte, io sono Montino, buonasera a tutti intanto, a delle donne che hanno cambiato la storia. Storie di rivoluzioni, storie di donne rivoluzionarie. E quindi questa puntata è dedicata a loro. Canta la tua canzone, amico o amica, che stai per entrare in questo fantastico viaggio. E segui la melodia che hai dentro. Non sarà facile, ma niente di importante si raggiunge senza fatica, senza sbatterci il muso e soprattutto senza amore. Forza allora, che tra le storie di questa sera potresti esserci anche tu. Per me sì, per me ci potresti essere anche tu. E per te? Iniziamo così, Just Speak, con una donna che ha fatto la storia del rock. Noi partiamo dalle parole di una canzone, questa sera iniziamo così, perché a noi il rock and roll ci piace. Joan Jett, I Love Rock and Roll, Radio Brown The Rocks. I saw him dancing there by the record machine. I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long, that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long, that he was with me. You home where we can be alone. And next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. Thank you.
same old song. Yeah, with me singing. Buonasera, buonasera a tutti, bentornati su Radio Brown The Rocks. Io sono Montino e dall'altra parte dello studio c'è Sara. Buonasera, benvenuta. Buonasera, buonasera a tutti. Come andiamo? Benissimo. Tutto bene? Tutto bene, carica. Bene, 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 bene. Allora, abbiamo iniziato con una piccola introduzione, diciamo a metà tra improvvisazione e lettura, perché questa sera vi voglio raccontare delle storie di donne straordinarie. Il libro si chiama Yeah. Ve lo consiglio, andatevelo a recuperare. 100 storie incredibili di, in realtà, di giovani rivoluzionari, ma visto che oggi è la giornata dedicata alle donne, ho scelto qualche storia di qualche donna straordinaria che in qualche modo la storia l'ha veramente cambiata, come le donne che hanno fatto sì che oggi fosse la giornata mondiale dedicata alle donne, insomma. Esattamente. Sono stufo veramente di dover vedere, di dover essere, di vivere in un paese in cui ci sia ancora così tanta differenza tra uomini e donne, tra salari, tra mansioni, rispetto nel lavoro. Mi dà fastidio che una donna debba dire se è sposata, se ha dei figli, se non è sposata, se ha intenzione di farlo. Per far sì che venga o meno assunta in un posto di lavoro. Quindi sarà una puntata molto di protesta. Nonostante si chiami festa, ma non è una festa, no? Dai, nella mia parte, quindi, io farò un po' da pacera, però. Okay. Perché sì, dai. Poi vi giusto racconterò mix, perché. Tra persone incazzate. No, no, sto scherzando. Just Speak parte da una parola, da una frase, e poi ci costruisce su un mondo. Ormai dovreste saperlo. Se non lo sapete, male. Recuperate i nostri podcast, l'app Radio Brown The Rocks, gratuita, quindi non dovete neanche spendere nulla per ascoltarci. Più anche di così non vi chiederemmo mai di spendere soldi per ascoltarci. No, mai. Siamo onesti. 349-192-7726 il nostro numero della radio, se volete mandarci un saluto, se volete tirarci le orecchie anche, perché no, perché magari ogni tanto capita che diciamo qualche castroneria. Probabile. Pochissime volte. Sì, raro. Però in realtà capita. Però vabbè, dai, siamo umani anche noi, dai. Stasera la playlist non è tutta il femminile, ma no, in qualche modo eravamo partiti così, poi alla fine ci siamo, in qualche modo parla tutta di donne. Sì. Parlo tutte di donne e mi piace iniziare con questa canzone qui, con questa artista qui che è, lei è siciliana ma è cresciuta a Torino, si è formata a Torino, ha iniziato lavorando in un bar e poi qualcuno l'ha sentita ed è arrivata fino a dove sappiamo, dove abbiamo imparato a conoscerla. Lei è Levante, che da poco è diventata mamma, tra l'altro. Sì, esatto. Ma che in questa canzone canta Non me ne frega niente. Sogno la pace nel mondo, ma a casa sono brava a far la guerra. La storia è sempre quella. Noi siamo tutti uguali, ma il colore della pelle conta. Se parte la rivolta, combatto con lo scudo dello schermo, le armi da tastiera. Di giorno sto in trincea, lancio opinioni fino a sera.
solo per il cane, non mi vogliate male, ho sempre poco tempo per lottare senza il modem. Non me ne frega niente se mentre rimango indifferente, il mondo crolla e non mi prende. Non me ne frega niente se mentre la gente grida aiuto, io prego non capiti a me. Non me ne frega niente se spente le luci, tutto quello che succede non si vede. Frega niente, Levante con gli applausi orchestrati dalla nostra lavagnetta degli effetti magicissima, si può dire magicissima, non sì, lo so. Sì, 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 349-192-7726, scriveteci un saluto, salutateci, diteci qualche cosa, fateci sapere come sta andando la vostra serata. Va. Sale per la prima volta in sella ad una bici tutta rotta e cigolante quando è ancora bambina, Alfonsina Morini. È già un nome che mi mette allegria. Tenero, tenerello. E questo è il nome da Nubile, appunto, della ragazza che nel 1924 diventerà famosa come la prima donna ad aver partecipato al Giro d'Italia maschile. Caspita! Dimostrando così al mondo che il ciclismo non è uno sport per soli uomini. Giusto, giustissimo. Arrivare a quel traguardo, ovviamente, come possiamo immaginare, non è stato facile. Intanto fisicamente, perché comunque... I maschi e le femmine sono fisicamente diversi, però questo non è per forza un limite. Ci sono punti di forza in entrambe le parti. L'ha dimostrato infatti la nostra Alfonsina, che lei del 1891 aveva iniziato a girare per le campagne emiliane. Lei era emiliana e aveva iniziato appunto a girare in bici con la gente che la guardava male, perché all'epoca a quanto pare non si era mai vista una ragazzina in bicicletta. Uno scandalo. Infatti la chiamavano la matta. No. O il diavolo in gonnella. Oh mamma mia. E addirittura c'era tutta la sua famiglia che cercava di dirle basta, ma Alfonsina, io mi immagino i suoi... Cioè, Alfonsina! Alfonsina, basta! Non si può. Però a quanto pare lei non gliene fregava niente. Brava. Anche perché... continuava ad andare e tra l'altro andava sempre più veloce, tant'è che ha iniziato a partecipare a delle gare in Italia ed è addirittura arrivata in Russia, dove era stata premiata personalmente dallo zar Nicola II, addirittura. Mamma mia. Nel frattempo incontra l'amore, Luigi Strada, un ragazzo della zona. Strada, bici, che le chiede di sposarlo. Tutto torna, vedi. Che le chiede di sposarlo. E come regalo di nozze le regala una bella bicicletta. Giusto. Dopo aver partecipato a diverse gare importanti, Alfonsina decide di iscriversi al Giro d'Italia. Una richiesta che all'epoca fece molto discutere. Non era mai successo, infatti, che una donna si iscrivesse, diciamo, cercasse di partecipare. Alfonsina affronta così un tracciato lungo 3613 km in 12 tappe. E le sue prestazioni sono incredibili. Ogni tappa ovviamente è osannata dal pubblico, e gli lanciavano fiori, complimenti, eccetera. Cadeva ma si rialzava, ha cambiato i manubri, ha corso con un manico di scopa al posto del manubrio, ha fatto veramente dei numeri stratosferici. Ed è arrivata fino alla fine. Di 90 corridori che hanno iniziato la gara, ne sono arrivati solo 30 di questi alla fine. Quindi un terzo, ecco. Tra cui Alfonsina, ovviamente. Grande. Che non ha proprio vinto, però è stata comunque in qualche modo la vincitrice. Caspiti, morale. Come si dice. Esatto. E
ha dimostrato infatti più di un secolo fa che non esistono sport per maschi o per femmine e che per vincere non bisogna per forza comunque arrivare primi. Ci vuole solo determinazione e passione, direi. Applausi per Alfonsino. Applausissimi. Grandissimo. Brava, brava. Prossimo pezzo di Just Speak, un pezzo che ha il 50% del gruppo componente femminile. Infatti loro sono in due. Ecco. Infatti, leggevo e dico, ma non sono in due loro, costoro? Sono i Comacose e lei è la California del gruppo. Questa canzone si chiama Mancarsi. Ho detto torno presto. Come? Ogni volta che poi faccio le quattro, yeah. E strozzo una corona col limone. Se no poi ti racconta ciò che ho fatto. Tipo la copertina quella nera. La luna è bianca e tu mi fai da prisma. Colorami una vita più leggera. Se giro il bomber sembro un Hare Krishna. Partiti da lontano senza niente. Ma in questo mondo sai bisogna farseli. Però che è troppo grano attorno. Probabilmente uno spaventapasseri. Dammi dell'ossigeno, fammi sentire in bilico. Fammi pensare che questa giornata non sia grigia. Come quando trovi la sabbia dell'anno prima in fondo alla valigia. Ma ci pensi mai a noi due, agli sbagli, a chi ci ha preso in giro, agli spazi, l'umore che ci causano drammi. Che schifo. Fammi fare i soldi come rapper che poi dividiamo. Con la nebbia i lampioni disegnano liane di luce in una giungla di cemento. Ci hanno dato tutto, ci hanno tolto tutto, poi ci hanno detto lascia un commento. Ci hanno detto vivere è una corsa, quindi corri, lo capirai solo al traguardo. Ci hanno dato un cuore in mezzo alle gambe, ma senza le istruzioni per usarlo. Ci hanno dato il piombo, ci hanno dato il fango, ci hanno chiesto quando diventate grandi. E nonostante tutto abbiamo ancora gli occhi rossi, come quelli dei conigli bianchi. Ci hanno detto niente dura per sempre, tranne la musica quella rimane. Ma per fortuna io ho incontrato te, che mi ricordi casa come le campane. Ma ci pensi mai a noi due, agli sbagli, a chi ci ha preso in giro, agli spazi, rumore che ci causano drammi. Che schifo avere vent'anni, però quanto è bello avere paura. La strada è solo una riga di matita che truca gli occhi alla pianura. Per andare lontano e fammi fare i soldi come rapper che poi dividiamo. E fammi fare i soldi come rapper che poi dividiamo. Anche Gentile California che dice fammi fare i soldi come i rapper che poi dividiamo. Non se li vuole tenere tutti per sé. 50-50 col suo Fausto Lama, sì. Dei Comacose. Mancarsi, questo è un pezzo a cui sono legato, perché diciamo è il pezzo che, con cui ho conosciuto, con cui mi sono innamorato dei Comacose in realtà, perché li avevo conosciuti prima con Post Concerto, che è stata veramente una canzone
la canzone che li ha fatti esplodere, e poi Mancarsi è stato veramente, diciamo, il pezzo con cui si sono affermati e, diciamo, la canzone con cui io mi sono innamorato di loro, tant'è che poi sono andato a vederli più e più volte, ho vinto anche un concorso, sono andato a vederli veramente in posti strani, quantomeno strani, terrazza dell'NH Hotel a Torino, avevo vinto il concorso. Bellissimo. Con la Martini, un posto in cui non avrei mai pensato di vedere un concerto, invece guarda caso. Suggestivo, direi. Ogni tanto una botta di culo anche a me. Hai visto? Non si dice botta. Non si dice botta. No, è scurrile. Ah, scusate. Vai, che ti vedo pronto lì. Vai. Aveva 15 anni Malala quando nel 2012 un gruppo di uomini armati è salito sul pullman che la stava portando a casa da scuola e le ha sparato, ferendola gravemente alla testa. E non è stato un errore, non è stato un caso. Cercavano proprio lei, una ragazzina di 15 anni considerata un pericolo pubblico. Perché? Perché Malala, nonostante la giovane età, non aveva paura di dire quello che pensava. In particolare, da qualche tempo, lo faceva attraverso un blog, scritto per conto della BBC, nel quale Malala, questa ragazza pakistana, documentava il regime dei talebani. Un regime estremamente repressivo, come sappiamo, soprattutto nei confronti delle donne. Un regime che conosceva un'unica arma, quella della violenza, con la quale ha cercato di farla tacere. Lei però è sopravvissuta anche grazie alle cure ricevute in Inghilterra e senza paura ha continuato a portare avanti la sua battaglia, con armi molto diverse da quelle dei suoi persecutori, la penna, la cultura e il libero pensiero. Malala è così diventata una delle attiviste più conosciute al mondo nell'ambito del diritto all'istruzione per tutti i bambini. Nel 2013 ha tenuto un toccante discorso all'Assemblea della Gioventù delle Nazioni Unite a New York, dove ha sottolineato che l'educazione è l'unica soluzione contro le dittature, lo sfruttamento e l'oppressione. Ha ottenuto molti riconoscimenti per il suo impegno, tra tutti il più prestigioso e senza dubbio il premio Nobel per la pace, ricevuto a soli 17 anni. Mai prima di allora il premio era stato conferito a una ragazza così giovane. Il 12 luglio tutto il mondo celebra il Malala Day. Nel giorno del suo compleanno tutti i bambini del mondo sono chiamati a riflettere su una cosa che molto spesso danno per scontata: l'importanza della scuola, dell'istruzione, soprattutto per chi non può andarci. Wow. Il proverbio "la penna è più potente della spada" dice la verità. Gli estremisti hanno paura dei libri e delle penne. Il potere dell'educazione li spaventa. Malala Yousafzai, la più giovane premio Nobel della storia, signore e signori. Che meraviglia. Questa è la sua storia qui a Just Speak. E vi racconto adesso un'altra storia di un'altra ragazza, una storia molto più leggera sotto forma di canzone, che cantano i Pinguini Tattici Nucleari in questo pezzo che andiamo ad ascoltarci. Questa è Irene, è la storia di una ragazza che sentirete voi. Irene, questa sera la faccia te la strapperei via, così faresti paura al mondo ma resteresti sempre mia. In questa notte di buio pesto che forse era buio pomodoro, le mie mani brigate rosse accarezzano te che sei Aldo Moro. E l'hai letto nelle stelle che la musica ci darà il pane, il realismo l'avrai lasciato a qualche mercatino equo solidale. Irene non ci crede poi tanto allo zodiaco, che la musica al pane quotidiano lo dà solo a chi è celiaco. Il futuro che ti potevo dare l'ho barattato per i vinili che ho in soffitta, te li recalerò quando avrai perso le speranze e ti sentirai sconfitta. Il futuro che ti potevo dare alla fine è una fregatura, meglio che ti sposi un ingegnere, un notaio, un dentista oppure il tuo analista. Una luce indagatrice, color della cedrata, brucia forte in questa stanza, incenerisce la serata. E mentre dormi un rivolo di saliva ti scocca dalla bocca, preciso come un bacio mai dato, un orologio che rintocca, yeah, yeah. Irene, cantautori dicono che
l'importante non è quante volte cadi, ma sai il coraggio di rialzarti. Ma dopo mille cadute roventi non ci resta che imparare a vivere come i serpenti. E il futuro che ti potevo dare l'ho baratato per i vinili che ho in soffitta, te li regalerò quando avrai perso le speranze, vorrai star solo zitta. Il futuro che ti potevo dare alla fine è una fregatura, senti, corri via da tutto questo, scappa forte finché puoi, ricordami come ne vi faccio in un mondo di dracoma poi. Mai dei testi delle mie canzoni, soprattutto di quelle da parafrasare, che sono le peggiori. E fidati del pane fresco nelle mattine d'inverno e del paradiso solo se visto da. Potevo dare l'ho barattato per i vinili che ho in soffitta, te li regalerò quando avrai perso le speranze, ti sentirai sconfitta. Pinguini tattici nucleari, questa è Irene, avete sentito la storia, no? Un po' questa ragazza che probabilmente non credeva nella carriera del nostro Riccardo Zanotti, e quindi diciamo che hanno preso strade diverse e lui ha voluto omaggiarla con questa canzone. Chissà se si sta mangiando le mani adesso la nostra cara penso Irene. Di sì, chissà sì. Se intanto è una canzone autobiografica, nel senso se è una cosa che è successa veramente a lui o seppure è una storia di qualcun altro raccontata in canzone. Chi lo sa. 349 192 7726, se ne sapete di più di questa canzone raccontatecelo. Io voglio ringraziare Gilda Ciaruffoli, che è l'autrice di Yeah, il libro dal quale ho tratto queste due storie che vi ho raccontato questa sera. È stata una puntata raccontata, diciamo, non tanto parlata, ma mi andava così, perché a volte è bello raccontare le storie e non cercare per forza di usare le proprie parole, no? Quindi ho voluto diciamo rendere omaggio all'universo femminile attraverso di loro, attraverso le donne, quelle che hanno cambiato veramente la storia. Giusto, giustissimo, apprezzatissimo. E già tocca a me? Tocca a te, sono le 21.36. Guarda che dai, di martedì, sì, ti 8 perdono marzo. Perché abbiamo iniziato quei 5 minuti dopo, perché sennò la mezz'ora non è proprio precisa. Vabbè dai, ti perdono. Grazie. Ma Sara, come sei clemente. Oggi la festa della donna, sono più clemente del normale. Ma comunque si sa, oggi appunto 8 marzo, giornata internazionale della donna. Però diciamo la verità, a parte che la donna è donna sempre, sono queste cose che si dicono, però è vero, alla fine non va celebrata solo un giorno all'anno, ma anche l'uomo è uomo sempre, no? Allora, non credo. So se lo sai, credo. Credissimo. Il 19 novembre si celebra la giornata mondiale dell'uomo, quindi io in contrapposizione ad oggi, che è la festa della donna, dico che c'è anche la festa degli uomini. Non è una festa che è molto sentita e celebrata, diciamo, in Italia, in questo caso nello specifico. A proposito di uomini, scusa se ti interrompo, ci scrive Giuseppe. Ciao ragazzi, scusate il ritardo. Ciao Giuseppe, ti perdoniamo. Si è sentito tirato in causa. Sì, la festa sì, già chiede scusa, ma ti perdoniamo, ecco, non ti preoccupare. E dicevo, è una festa, quella giornata mondiale dell'uomo, che è sentita molto, ad esempio in Germania è proprio una festa sentitissima, come lo è qua la festa della donna. E io quindi ho voluto fare una cosa un po' diversa. Grazie, dice Giuseppe, auguri Sara, grazie mille, grazie. Auguri grazie. Sara, manda anche una foto di mimose. Wow, quella non si vedeva dalla preview, dall'anteprima. Grazie mille, dopo me la faccio vedere, me la faccio far vedere dal mio collega.
E quindi dicevo, ho voluto fare una cosa un po' diversa. Dato che noi a Just Speak siamo per la parità di genere, di sessi e per il rispetto e l'uguaglianza, no? Tra uomo e donna, io ho portato, diciamo, degli argomenti che coinvolgono sia le donne sia gli uomini. E però ve ne parlerò dopo. Adesso qua sento in sottofondo una canzoncina che è Ligabue con Il giorno dei giorni. Giorno dei giorni, perdo la voce. Però dai, c'è ancora tempo. Il giorno dei giorni, Just Speak. Vieni sulla luce, fatti vedere meglio. Fare l'amore o sesso, qui non è più un dettaglio. Baciami la fortuna, baciami le parole che sei già. Baciami il sangue mentre gira, sei arrivata apposta. Come ci frega l'amore, dave gli appuntamenti, poi vieni quando ti pare. So che su questo tempo, tienilo acceso sempre, tu che vuoi. Sentirsi coglione, ogni minuto è pieno, ogni minuto è vero, se ci sei, che è già partito il giorno dei giorni, fatto per vivere, il giorno dei giorni, tutto da fare e niente da perdere. Femmina come la croce, come la vita, come la morte. Diciamo che Ligabue nel giorno dei giorni ha parlato di tante parole, no? Femminili, quindi la vita, la morte, la croce, la pace, la guerra. E sai che io non riesco ad ascoltare una canzone senza farmi un piccolo viaggetto mentale. Assolutamente. Ormai mi conosci. Certo. E quindi da questa canzone, che quindi parla del genere femminile, delle parole in questo caso, e parla anche di una donna, ovviamente,
mi sono fatta questo pensiero, dico, ma quante... Starà parlando di me? No, sì, magari, Ligabue, ma sarebbe molto bello. Ma quante parole di genere maschile e quante di genere femminile ci sono nella lingua italiana? Giuro, sì. Veramente. No, ma ho una vita comunque, cioè, a parte questo... Cioè, fai ho una anche vita, altro. Sì, impegnata, non credere. Oh, però a questa... Lasciamela, perché certo, mi serve anche per quello che sto per dire dopo. Vai, 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 non solo per questo. Ci sono 96.710 sostantivi maschili e 89.470 sostantivi femminili nella lingua italiana. Ovviamente è un dato da prendere così con le pinze, perché la lingua si evolve in continuazione, ci sono sempre nuove parole, neologismi. Però diciamo che indicativamente... No, cosa stavi dicendo? Piero Angela cos'è, maschile o femminile? Entrambi, 50-50 come prima. No, vabbè, questa era, vabbè. Però era attinente perlomeno. Attineva. E quindi dicevo, io voglio parlare di genere femminile, genere maschile, universo femminile e universo maschile, no? Appunto, come dicevo prima, perché noi siamo inclusivi, quindi non solo festa della donna, ma anche festa di tutti, okay. Uomini, donne e la qualunque. Ci sto. Allora, differenze uomo-donna, ho trovato. Che si sa, no? L'uomo è diverso dalla donna per alcune caratteristiche ovviamente fisiche, per alcune caratteristiche strutturali anche a livello cerebrale, perché ci sono ormoni diversi, ci sono anche connessioni diverse proprio all'interno del cervello tra maschi e femmine. E, però oltre questo ci sono anche abitudini diverse, modi di fare, di prendere le cose, di reagire, no? Mitico! Diversi. Mitico! E ad esempio, a proposito di pettegolezzi, si sa che le donne, vabbè, sono un pochino più, fanno un pochino più gossip, sì, insomma, sì, piace, sì, stare, sì, lì a chiacchierarsela, così si sa, no? Quindi sono più propense al pettegolezzo. Però anche gli uomini, c'è una statistica che dice che anche gli uomini sono abbastanza attivi su questo fronte. Però gli uomini parlano più delle loro attività, delle cose che hanno fatto, così, dei racconti personali, mentre le donne parlano più di problemi emotivi, di moda, di altre donne, tendenzialmente, questa statistica. Però ecco, dai, diciamo che anche l'uomo è attratto dal pettegolezzo. Io devo... In maniera diversa. Posso spezzare una lancia in favore di quello che hai detto, per dimostrare la veridicità di questa notizia? Oh, grazie. Io sono molto... Mi piace. Un po' comare. Mi piace spettegolare. Vabbè, ma ci sta, dai, ci sta, ci sta. Un po' quelle chiacchiere da bar. Esatto. Comunque, come si suol dire. Sei per me numero uno. Dai, così ci stava. E poi c'è anche differenza nel modo di flirtare tra uomo e donna. Più che nel modo, nella motivazione del flirt. Okay. Perché parrebbe, secondo sempre delle statistiche, che le donne flirtino con lo scopo di iniziare una relazione. Quindi una cosa un pochino più duratura. Già sorridi, mentre gli uomini sono spesso più, diciamo, guidati da desideri, non so come dire, fisici quantistici, capito? Praticamente, vabbè, non... Togli quantistici, okay. Desideri fisici. Poi c'è lo shopping, che so che voi uomini amate tantissimo. Assolutamente sì. Quelle foto mi ricordo che di uomini che si trovano su internet, tipo con le mani fra i capelli, così, con la testa così, no? Persone che scoppiano. Distrutte, coppie distrutte. Esatto, perché attendono le donne che fanno shopping. Beh, si sa che per le donne lo shopping è curativo, spesso e volentieri, perché anche se abbiamo 1250 cose da mettere nell'armadio, però ci sta quella nuance di colore diverso e... Scusa. Cosa? Quella? Quella nuance. Ah. Ah, di colore diverso dell'abito che devi comprare per forza. E a proposito di colori, tra l'altro, ci sono anche delle differenze nella percezione del colore tra uomo e donna. Mm. Perché pare che gli uomini, appunto, proprio tornando alle nuance, non riescano a distinguere le sfumature. Cioè, per un uomo è questo è rosso, questo è marrone, questo è rosa. Quindi 50 sfumature di grigio, e per gli uomini sono tipo 300. Due. 300. No, due, ah, due, contrario, è il contrario. Mentre le donne hanno l'occhio proprio fisicamente, strutturalmente, più propenso nell'individuare le sfumature. Poi un'altra, l'amicizia. Gli uomini tendono a formare amicizia attraverso, diciamo, una condivisione di esperienze, quindi si avvicinano ad altre persone per esperienze vissute comuni e attività condivise,
Mentre le donne tendenzialmente si avvicinano ad un'amicizia, cioè creano, stabiliscono un'amicizia con persone affini per quanto riguarda proprio sentimenti, quando, carattere. Quando odiano qualcuno. No, quando fanno combutta. No, 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 non è vero, non è vero. Poi, aspetta, ti racconto. I cinque sensi. Perché ci sono anche differenze proprio nei cinque sensi tra uomo e donna. Ad esempio, per quanto riguarda l'olfatto, è più sviluppato nella donna, il senso dell'olfatto, come anche la stavi olfattando il microfono. Non penso che sia una bella cosa, posso dire, olfattare il microfono, vabbè. La memoria visiva invece è una capacità appunto per lo più delle donne. Quanto invece per quanto riguarda l'udito sono più propensi, più hanno l'udito più sviluppato. Stai facendo l'udito, sì, mi stai facendo vedere, sì. Il pensavo volessi parlare, ti volevo dire aspetta il tuo turno. Dopo ti dico, volevi farmi vedere l'udito, esatto. Gli uomini sono più propensi a concentrarsi e diciamo a isolarsi dall'ambiente esterno e quindi andare avanti col proprio lavoro. Il gusto, i maschi hanno in bocca meno recettori per il salato rispetto alle donne, okay. E il tatto è anche più una prerogativa femminile, quindi diciamo stanno vincendo le donne, cioè, sui cinque sensi. Gli uomini cos'hanno? Solo l'udito, che si concentrano meglio, okay. Il tatto, ecco, dato che solitamente le donne hanno dita più sottili e hanno anche quindi delle terminazioni tattili un pochino più sensibili, hanno, ecco, il tatto più spiccato. Però prima di dirvi ancora un paio di differenze, ho deciso di portare la prossima canzone perché nel 2020 su Spotify si è classificata quinta nella top 10 nella classifica delle canzoni di cantanti donne più ascoltate appunto nel 2020, e quindi ce l'andiamo ad ascoltare anche noi, visto che poi tra l'altro è anche una donna, ed è Elisa con Anche Fragile. Tienimi su quando sto per cadere, tu sediti qui, parlami ancora se non ho parole. Io non te lo chiedo mai, ma portami al mare a ballare. Non ti fidare, sai quando ti dico che va tutto bene così. E perdonami, sono forte sì, ma poi sono anche fragile. Non serve niente di particolare, solo tornare a pensare che tutto è bello e speciale. Non si dice mai, ma voglio impegnarmi a salvare un pezzo di cuore. Io non vivo senza sogni e tu sai che è così. E perdonami se sono forte sì, e se poi sono anche fragile. Sai che non mi piace dare un limite, un nome alle cose, lo trovi pericoloso. Non sai come prendermi, mi dici, ma non so se ti credo. Senza tutta questa fretta mi ameresti davvero, mi cercheresti davvero. Quella forte sì, però anche quella.
fragile, perché è proprio così, le donne sono sia forti, ma sono anche fragili, ed è proprio questo è il bello, e che ciò che le contraddistingue, no? La loro delicatezza, la loro fragilità, in senso positivo ovviamente. Ma prima appunto parlavo di differenze, e vi voglio concludere questo discorso con uno stereotipo che si sa, no? Io già ti guardo. Donna al volante, pericolo costante. Cioè, purtroppo c'è questa credenza. Mitico! Falso mito. Lo voglio proprio sfatare. Non è così. Come non è così? Io sto spezzando l'ancia in favore di tutte le donne che sanno guidare. Bravo, bravo. Tutte e due. No, sto scherzando. Sto scherzando. Io sono tra queste, però. Dai, una ero io. Una ero io tra queste. Una eri tu, tutte e due sei tu. Sa e ra. Grazie, sto gentilissimo. Sto scherzando. No, io voglio spezzare proprio una lancia, veramente, no? Voglio sovvertire, ribaltare, smantellare questo stereotipo, questo luogo comune, perché non è proprio vero. No, proprio no. Assolutamente. Perché i dati parlano chiaro. Mm-hmm. Le donne commettono meno incidenti e hanno uno stile di guida più responsabile rispetto agli uomini. Infatti nel 2018, quando hanno fatto questa statistica, ogni 4 incidenti registrati solo uno era stato commesso dalle donne. E anzi, gli uomini sono i più segnalati quando si tratta delle 5 infrazioni più comuni. Quindi eccesso di velocità, assenza di assicurazione, mancato pagamento del bollo, guida in stato di ebbrezza e guida imprudente. Cioè proprio le fate tutti voi, cioè proprio... Tutte, cioè tipo cielo manca. No vabbè, a parte scherzi. Dai, voglio spezzare una lancia e smantellare gli stereotipi e dire che ci sono donne che guidano bene, donne che guidano male, uomini che guidano bene e uomini che guidano male. Assolutamente d'accordo. Ovviamente. Però si sa, no? Uomo e donna, c'è sempre questa simbiosi. Oltre che la differenza c'è anche molta affinità, molta somiglianza ovviamente, e reciprocità. E quindi volevo portare questo discorso, questo argomento adesso, e ti chiedo... il tuo parere. Secondo te, caro collega, l'amicizia tra uomo e donna esiste? Bravo. Anche secondo me sì. Anche secondo me. Però... dai, dimmi. Però c'è un però. Dimmi tutto, sono pronta. Quando c'è quella roba lì, che c'è un po' di chimica... ok. Non si può essere amici. Ok, quindi parli anche un po' per esperienza. No, dico in generale. Sembra di percepire. In generale, dico. Parlo in generale. Sì, beh, diciamo secondo che me, bisogna sì. sempre... ok, bisogna anche sempre... per esperienza. Ok, bisogna sempre comunque capire il limite, no, della cosa. Cioè, tra amicizia e amore, ovviamente, la linea sottile, no, per citare di nuovo. Ligabue. E però esiste, cioè anche secondo me, poi è soggettivo, per carità, ditecelo anche voi al 349-192-7726, se credete nell'amicizia tra uomo e donna. Io e il mio collega sì, ci crediamo. Io anche sinceramente ho vari amici maschi e non... cioè, nel senso, almeno da parte mia non c'è nulla se non l'amicizia, quindi perché no? Perché non può esistere questa cosa? E invece la scienza dice che no. Non esiste? No, è molto 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 improbabile. Fantastico. Che esista. Perché dice che ci sono proprio due linguaggi diversi, no? Nel relazionarsi tra l'uomo e la donna. Una vita basata sull'amicizia tra uomo e donna e in realtà menzogna, no. Menzogna, tutto fittizio. E questo studio che è stato fatto in Norvegia dice che proprio l'uomo per sua natura fraintende l'atteggiamento della donna. Quindi è molto più probabile che tra i due... È fraintendevole tra i due sia l'uomo quello che magari... coltivi un debole che non è amicizia verso la donna. La donna invece riesce, nella statistica, nelle percentuali di questo studio, più a mantenere le due cose separate. E niente, volevo sapere anche la tua esperienza, e anche tu sei d'accordo con me. Però direi che non solo gli scienziati non sono d'accordo su questa cosa, perché... anche un certo, così per dire, per nominarne uno a caso, Antonello Venditti, dice che no, è molto difficile essere amici per due che si cercano così, no? Come dice in questo pezzo che adesso andiamo ad ascoltarci su Radio Brown The Rocks, Amici Mai Just Speak, Antonello Venditti. Questa sera non chiamarmi. No, stasera devo uscire con lui.
sai, non è possibile. Io lo vorrei, ma poi mi viene voglia di piangere. Certi amori finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Amori indivisibili, indissolubili, inseparabili. Ma amici mai, per chi si cerca come noi, non è possibile odiarsi mai, per chi si ama come noi, basta. Credevo nell'amicizia tra uomo e donna fino a quando non ho chiesto alla mia migliore amica di sposarmi. E tra un mese festeggiamo il nostro quarto anniversario di matrimonio. Wow! Beh, caspita, cioè, lacrimoni! Mi sono venuti veramente i brividi. Sì, non che se ci commuoviamo. Grande! Quindi si credeva nel rapporto. Grandi! Però vabbè, questa amicizia ti ha portato a quello che c'è oggi, quindi, cioè... Tutto serve, no? Tutto fa brodo. Ma grandi, come si chiamano? Fabio? Fabio. Non lo so. Fabio è moglie. È moglie e compagna. Esatto. Magari poi ci aggiunge qualcosa e ci dà l'informazione tra poco. Prima della chiusura, però, Fabio, mi raccomando. Io volevo concludere questo mio intervento
con questa citazione, questa frase che ho trovato su internet. Chi dice donna dice danno. Ed è vero, perché le donne danno la vita, danno la speranza, danno il coraggio, danno il conforto, danno se stesse per amore. Grazie Saretta per questa citazione, grazie mille. Commuovo. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. Ci sentiamo settimana prossima, sempre qui su Radio Brown The Rocks, dalle 21 alle 22. Scaricate l'applicazione, troverete il podcast di questa puntata e di tutte le altre se le siete perse. Esatto, insomma, se volete ripassarle. Grazie mille Saretta per questo viaggio extrasensoriale. Grazie come a te collega, sempre comunque. Vi auguro una bella settimana, statemi bene, belli, ciao, anzi, fate no. Noi ci risentiamo giovedì dalle 20 alle 21 con la prima puntata di Montini's in the House. Yeah, grande collega, non vedo l'ora, farò il tifo. Scaricate l'applicazione perché mi trovate in diretta e vi posso dire chi è il primo ospite? Ma devi dircelo. Ve lo dico? Eh certo, okay, io lo voglio sapere. Ok. Il primo ospite della prima puntata di Montino's in the House sarà... Il bello di Just Pick è stare insieme, sai già che succederà, che se all'ultimo si aggiunge nuova gente, lo sai già che devi fare, e Just Pick ti può salvare. Dai, restate qui, che su Brand The Rocks c'è Just Pick, sono tutti qua i più. Brown The Rocks. Join the club.